Il cadavere di un uomo è stato trovato nel bagagliaio di un'auto abbandonata da un ladro, poi risultato destinatario di un mandato di arresto europeo, nei pressi dello svincolo autostradale a Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. La scoperta è stata fatta dai vigili urbani al comando del tenente colonnello Emiliano Nacar, intervenuti in via Passariello dopo essere stati allertati da alcuni residenti per un tentativo di furto in una vicina abitazione. L'autore del crimine, di origini tedesche, è stato immediatamente fermato e tratto in arresto dagli agenti. Il cadavere dell'uomo presentava segni di accoltellamento, sarebbe il padre della persona arrestata. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto sulla quale viaggiava il ladro avrebbe subito un guasto e per questo motivo l'uomo si sarebbe fermato nei pressi dello svincolo autostradale. Probabilmente ha cercato di introdursi in una delle abitazioni della zona alla ricerca anche di una vettura da usare per la fuga. Sul cadavere del padre, nascosto nel bagagliaio della vettura, sono state trovate ferite da taglio. L'arrestato è stato poi portato in carcere a Poggioreale. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, un 33enne di Monaco di Baviera, era ricercato dalle forze dell'ordine tedesche in quanto alcuni residenti avevano assistito all'accoltellamento e segnalato l'accaduto. L'uomo però aveva caricato il proprio padre nel bagagliaio della vettura per poi darsi alla fuga, terminata a Pomigliano d'Arco per il guasto dell'auto.